Buenas tardes, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña el cardenal Fernando Filoni. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a España. Muchas gracias. Viene usted a presentar un libro sobre los cristianos en Irak. Sí. Estamos viviendo una situación, están viviendo una situación muy complicada y más en, incluso en las últimas horas con el intento de reconquista de Mosul. Parece que están retornando incluso algunos cristianos de los muchos que se han ido. ¿Cómo está la situación de los cristianos en Irak? Beh, innanzitutto il mio libro voleva essere una testimonianza di una comunità piccola, ma storicamente importante perché risale al tempo apostolico, e poi voleva essere anche un modo per ringraziare questa comunità della sua testimonianza per 2000 anni nonostante le grandi persecuzioni e le difficoltà. E guardando con un occhio invece alla situazione un po' degli occidentali, ecco, portare tra gli occidentali la conoscenza di questa comunità perché la si ignora. A volte si sente parlare di Chiesa d'Oriente, di Caldei, di Mosul, di Ninive, ma non la si conosce. Allora avere anche la possibilità di trovare e avere tra le mani un libro che parla un po' della storia, delle evoluzioni fino ai nostri giorni, mi è sembrato importante, anche perché ritengo che se uno vuole, senza voler peccare di modestia, se uno vuole conoscere anche il perché, la ragione di queste cose, io direi legga il mio libro, troverà le radici antiche ma anche le radici più moderne, perché nell'evoluzione non si può non passare, per esempio, delle terribili situazioni che le comunità cristiane hanno vissuto nel secolo scorso, dal genocidio degli armeni, dei caldei, dei siri, eccetera, fino a quelle più recenti, voglio dire, dell'ISIS. Dunque è un libro che voleva in qualche modo rendere testimonianza a una comunità viva, ma al tempo stesso rendere dotta la comunità, le comunità occidentali, di questa ricchissima e straordinaria presenza. Muchas veces se habla de los católicos como de los cristianos como un todo. Sin embargo, la tradición caldea, que es de la que estamos hablando fundamentalmente, es riquísima y en muchos casos mucho más antigua que otras tradiciones cristianas que tenemos más centradas aquí en Europa. Certamente è molto più antica, per esempio, di tradizioni cristiane come per esempio la Gran Bretagna, l'Olanda, la Germania, che sono state evangelizzate già nel IX-X secolo. Qui torniamo indietro invece alle origini apostoliche, perché la rivendicazione che loro dicono è che noi siamo stati evangelizzati da San Tommaso, dunque siamo proprio al periodo dell'età apostolica, dunque è molto più antica di tante altre, per così dire, europee o occidentali. Ecco, l'altro aspetto è che come questa Chiesa d'Oriente, diciamo perché si chiama Oriente, perché al tempo dei Romani l'Oriente e l'Occidente in questa area geografica era, diciamo, divisa tra Oriente e Occidente dal fiume Eufrate. Chi era a Oriente dell'Eufrate era d'Oriente, chi era d'Occidente era Occidente. Dunque questa comunità di cui parliamo in modo particolare si è sviluppata a oriente del fiume Eufrate, che è l'attuale Mesopotamia. Sì. Ovviamente terra di patriarchi, terre antiche, di grandi regni, di grandi culture, eccetera. In questo ambiente è nata questa comunità, che si è sviluppata autonomamente, certo con contatti anche con altre chiese siriache dell'area, ma fondamentalmente mantenendo una sua unità e una sua consistenza. Il cattolicesimo, l'incontro con il cattolicesimo è avvenuto solamente a cominciare dal XIII-XIII secolo, diciamo, quando cioè i primi emissari al tempo dei mongoli arrivarono anche a Roma e ebbero i primi contatti con il Papa. E questo è un aspetto interessante perché quel periodo, che era anche un periodo molto 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 ricco di evangelizzazione, per cui questa chiesa era arrivata fino a Pechino, però cominciava a conoscere i problemi per via proprio delle invasioni mongole, dei tartari, delle persecuzioni a Oriente, eccetera. E l'incontro con la chiesa latina
le chiese occidentali, ha portato ad un arricchimento, prima di tutto, di cultura e di conoscenza nell'Occidente, ma anche di esperienza religiosa e di esperienza organizzativa all'interno della Chiesa d'Oriente che non aveva. Dunque fu un incontro positivo che poi si è sviluppato per vari motivi, che sono anche descritti nel libro, sì. Ma si è sviluppata fino all'attuale, come dire, realtà di convivenza e nel rispetto di quelle che sono le culture, le tradizioni, la liturgia di queste chiese stesse. Per cui in questa area, che è la Mesopotamia, convivono molte, molte, molte realtà. Curiosamente es el lugar donde la tradición bíblica coloca el paraíso, el paraíso terrenal, y curiosamente es uno de los lugares del mundo donde más violencia, donde más armas, donde más muertes se producen. Siempre ha habido lucha en esa zona. Hoy los cristianos están, lamentablemente, junto con otras poblaciones de la zona, perseguidos. ¿Cuántos cristianos han podido salir de la zona en los últimos años? Possiamo dire che la comunità caldea forse è diminuita dei due terzi. Con le migrazioni che erano già cominciate nell'ultimo secolo, cioè con la fine dell'impero ottomano, sono cominciate le grandi migrazioni, anche perché c'erano state le persecuzioni dei turchi e poi le guerre successive, eccetera, e si è, come dire, duplicata come esodo, si è duplicato negli ultimi 15 anni, cioè dal tempo delle sanzioni delle Nazioni Unite sull'Iraq, la guerra del Golfo prima, la guerra del Golfo dopo, e quest'ultima dozzina di anni, con tutti gli attentati e con tutte le complicazioni che hanno coinvolto i cristiani, con persecuzioni, discriminazioni e via dicendo. Hay perspectivas de que en un futuro puedan regresar los que se marcharon, o estamos hablando de un ideal muy complicado de cumplir? No, certamente una base rimarrà. Quando io ho visitato 2 anni fa, ma soprattutto 1 anno fa, a Pasqua, le comunità cristiane, quelle che erano in Iraq e che avevano trovato rifugio nei villaggi al di là dove non c'era l'ISIS, loro mi hanno detto più volte: noi vorremmo ritornare un giorno nei nostri villaggi. Però già un esodo c'è stato. Quelli che sono fuori non credo che facilmente ritorneranno. Però ci saranno alcuni che ritorneranno, soprattutto perché poi l'Iraq è un paese da ricostruire e che quindi offrirà molto lavoro per la ricostruzione stessa. Perché l'Iraq, come io dico sempre, non è un paese povero, è un paese impoverito da guerre, dalle violenze, da sopraffazioni, da invidie, da gelosie, da commerci, da corruzione e tutti questi altri elementi. Ma se fosse di per sé un paese che fosse ben amministrato nella pace e fosse aiutato a mantenere la pace, e dico questo che le grandi potenze che hanno interesse a vendere armi, a vendere altre cose, quindi comprano il petrolio e danno i dollari, poi rivendono le armi e si riprendono i dollari, dunque voglio dire, sì, perché è un paese terribilmente impoverito, ma non è povero. E nel fondo, se fosse aiutato ad avere la pace, potrebbe essere veramente un paradiso per tanti, anche di lavoro e di convivenza civile, non fondata questa convivenza sulle diversità e le divisioni come elemento di discriminazione, ma invece sul diritto fondamentale della persona e del cittadino di poter professare tranquillamente la sua fede nel paese dove è, per il diritto umano che ha ogni cittadino di vivere nella sua terra e di professare la sua fede, non stravolgendo. Se sei musulmano o se sei solo di questa entità etnica, tu rimani, se no vai via. Ecco, questi naturalmente sono i vecchi metodi con cui purtroppo si sono procurate tante divisioni, tante sofferenze. Qual è la responsabilità di Occidente, della comunità internazionale, di esos paesi che finanziavano
las guerras de Irak, Irán, Afganistán, etcétera, etcétera, la venta de armas, el tráfico. Le responsabilità non sono io qui a farne l'elenco, ma credo che sono sotto gli occhi di tutti. C'è una responsabilità morale, come c'è anche una responsabilità in ordine proprio alle sofferenze che sono state procurate. Non si può facilmente, sic et simpliciter, dire noi portiamo la democrazia. La democrazia è un elemento che si costruisce. Un processo. È un processo. E questo deve entrare nella logica, nella cultura, nell'educazione di un popolo. Ma non si impone con le armi. Nemmeno si impone con la forza di chi dice io ho ragione, io ho, come dire, la cultura e tu sei niente, non capisci niente, io ti porto una cosa buona. Quando c'è questa discriminazione, questa difficile comprensione di uni degli altri, allora si procurano nuovamente divisioni e guerre. Dunque noi abbiamo il dovere anche di rispettare, ma di aiutare gradualmente a comprendere queste cose. La democrazia è un processo, non è un'imposizione. Il Papa Francisco è probabilmente il de los líderes mundiales el que más clara y más duramente se ha manifestado sobre la guerra en Siria, la violencia en Irak, etcétera, etcétera, etcétera. Usted es su enviado en esa zona. Dos preguntas. Una, ¿qué sintió cuando llegó la primera vez a Irak? ¿Qué vio? ¿Cómo se movió su corazón al comprobar ese sufrimiento? Y segundo, ¿cuál es la... ¿Qué querría, qué soñaría el Papa Francisco para esa tierra? Beh, prima di tutto devo dire che quando io sono andato a nome del Papa Francesco, sia la prima sia la seconda volta, non si può non condividere con questa gente l'enorme sofferenza di chi è stato cacciato da casa sua, ha perso tutto, ma tutto nel senso più vero della parola, portando con sé solo la vita e quei pochi panni addosso. Poi non c'era nient'altro. Non si può non condividere la sofferenza in modo particolare con il gruppo Yazida, che avevano visto le loro figlie rubate, violentate, portate via e vendute. Con i loro mariti o gli uomini uccisi e con i bambini eliminati perché così non c'è futuro. Queste sono cose terribili. Quando si incontrava il volto di una donna Yazida che aveva perso tutto, lei lo immagini con lo sguardo nel vuoto, dove che cosa c'è? Quale speranza? Quale futuro? Io credo sfiderei chiunque a rimanere insensibile a queste situazioni. Io ho portato la carezza del Papa, una parola, un piccolo aiuto, ma soprattutto una speranza, perché da quel momento anche le potenze occidentali si sono svegliate sul dramma di questa gente. Ecco, la seconda cosa è che questa gente ha bisogno di sentire una solidarietà. E noi possiamo dargliela, non nel senso di una pia o pietosa operazione, ma nel senso di una stima, perché questa gente ha una enorme cultura e tradizione, un'enorme dignità di sé. Come io dico nel mio libro, ha passato attraverso enormi sofferenze, e solo chi è passato attraverso le sofferenze ha la dignità della propria vita. Chi non ha sofferenze nella vita forse non capisce, forse... non ha la stima nemmeno di sé, ma chi ha sofferto si porta dietro, oltre che la dignità, io credo anche la stima di sé e degli altri che hanno visto. Deberíamos aprender la iglesia europea, la vieja iglesia, entre comillas, de estas iglesias perseguidas, de estas iglesias que están dejando un testimonio a través de la sangre y del sufrimiento. Ma la Chiesa, devo dire che la Chiesa è stata la prima a manifestare solidarietà e aiuto. E non solamente nel senso, come ho detto, di una solidarietà di vicinanza, quella immediata, ma anche di una solidarietà. Pensiamo che, per esempio, in tutti questi anni a queste famiglie è stato garantito un minimo di tetto, un minimo di dignità per i bambini, una scuola. È stata aperta anche una università, sono state offerte possibilità anche alcuni di riprendere il proprio lavoro, beh, di ricostruire almeno una speranza. Certo, questo non sarà sufficiente,
perché nel momento in cui ritorneranno bisognerà riaprire il contesto della solidarietà e venire incontro a chi effettivamente desidera rimanere nella sua terra. Pues muchísimas gracias, don Fernando, y buen regreso a Roma. Y si gracias. Vuelve a Irak, un gran saludo, un fuerte abrazo a los cristianos de aquí. Muchas gracias. Piccola cosa, quando sono andato a Pasqua l'anno scorso, ho portato con me 6.000 panettoni, uno per famiglia. Non era il dolce pasquale, era il gesto della solidarietà delle famiglie di Roma per queste famiglie di là. A volte questa gente non ha bisogno di grandi cose, ma ha bisogno di questi piccoli gesti anche per dire non siamo dimenticati, e non li dimentichiamo.